Ciao, sono Vittorio Gazzara, regista cinematografico, fondatore della Vertical Green Productions e prestavoce di Mordred, qui, che oggi inaugura una nuova rubrica, quella della posta delle domande. Quindi, senza ulteriori indugi, mettetevi comodi, sigla e iniziamo. Ora, la prima domanda che sorge spontanea è: oggi che internet risponde a tutte le nostre domande, anche quelle che non poniamo, che senso ha una rubrica di questo tipo che sembra arrivare dagli anni 90? Sicuramente il fatto che io sia un figlio degli anni 80, abbia vissuto gli anni 90 da bambino, ha generato in me una passione smodata per le riviste di settore. E quindi per gli angoli della posta che divoravo. E poi per una questione che fino a questo momento non avevo mai preso in considerazione, cioè che le domande che mi vengono poste sul mio lavoro, sulle produzioni della Vertical Green, ricevono risposta a chi fa la domanda e basta. E quindi lo scopo di questa nuova rubrica è quello di rispondere anche a tutti quelli che la domanda non l'hanno posta, ma possono trovare la risposta interessante. Per una questione di privacy, non inseriremo i nomi reali delle persone che ci hanno fatto delle domande. Non fate così, Mordred. Lui, se solo può sputtanare qualcuno, è ben contento, quindi la cosa non gli è andata giù. Però ecco, ci sono dei nomi di fantasia per ovviare a questa cosa. Per farti ritornare il buon umore, ti dedico la primissima domanda di questa rubrica, che è proprio rivolta a Mordred. Mordred è un mito, ce lo dice Laila 84. Io spero che 84 sia il suo anno di nascita e non l'età anagrafica, perché sennò sono cavoli, ma adesso vediamo. Mordred è un mito, lo amo e vorrei averlo sempre con me. Come posso fare? ora, durante la messa online di Bunker avevo indetto un contest fotografico con premio finale un Mordred di peluche. Purtroppo quel contest è stato interrotto perché all'epoca il produttore aveva messo il modello Jody, quindi tu sai che adesso ne scopriamo oggi che la tua denominazione reale è Jody. Quel modello specifico il produttore l'aveva messo fuori catalogo. Il problema è che a tutt'oggi il produttore ha questo modello specifico fuori catalogo. Sia su Amazon che su eBay non è disponibile. Ho trovato un unico sito, un unico rivenditore che pare abbia delle rimanenze di questo specifico orso di peluche. Non garantisco sulla validità del sito in questione, io ve lo metto in descrizione, però non posso metterci le mani sul fuoco, anche perché non è chiaro se sia possibile decidere, essendo questo modello realizzato sia nella versione orso bruno che nella versione orso bianco, se sia possibile decidere quale versione acquistare. Io, se qualcuno vuole provare e mi fa sapere com'è andata, gliene siamo grati. Io in descrizione, oltretutto, oltre al sito in questione, vi inserirò anche il modello del prodotto, che se riusciste a trovarlo da qualche rivenditore, qualche grossista, può esservi utile. Questa domanda mi dà il destro per invece annunciare che nei prossimi mesi, dipende da Redbubble, su cui mi appoggio per lo store online della Vertical Green, saranno disponibili i badge identificativi di Mordred e di Icarus da appuntarvi sulla maglietta, sulla felpa, dove volete. E nel caso riusciate ad accaparrarvi un Mordred da quel rivenditore, potete anche usarlo per questo orsetto di peluche. E la seconda domanda ci arriva da collezionista compulsivo, che ci chiede: è prevista un'edizione in DVD dei vostri film? Al momento no, collezionista compulsivo ci dice anche che
sa benissimo che i film, le serie, i corti della Vertical Green sono disponibili gratuitamente online, quindi non ci sarebbe bisogno. Più che altro, appunto, dal suo nickname è un collezionista, quindi gli piacerebbe avere la versione fisica dei nostri lavori. L'idea era già in cantiere tempo fa, purtroppo non avendo un distributore, noi siamo una realtà cinematografica indipendente, quindi non ci sono sponsorizzazioni né tantomeno distributori, ho cercato di muovermi nell'ambito dell'autoproduzione tramite Amazon, che mette a disposizione un servizio apposito appunto di creazione di DVD e vendita. Purtroppo la riorganizzazione della filiera produttiva della Vertical Green, di cui vi ho parlato nel report di marzo, ha stoppato molti progetti, tra cui anche questo, al quale mi stavo dedicando tempo fa. Ora sto cercando di rimettere in carreggiata più progetti possibili. Questo è uno di quelli che nel prossimo futuro riprenderò in mano, perché comunque anche a me fa piacere il fatto di poter allargare il merchandising della Vertical Green anche con la versione DVD dei nostri lavori. E arriviamo a BlackCat91, che ci scrive: sono un giovane attore e mi piacerebbe lavorare con la Vertical Green. Posso mandarvi il mio curriculum e o il mio showreel? BlackCat91, non sei l'unico a dirci una cosa del genere. Fino a questo momento la Vertical Green ha sempre lavorato in modo, diciamo, strano, nel senso che i progetti che venivano realizzati avevano già un cast pronto prima ancora di scrivere un soggetto, una sceneggiatura. Probabilmente a livello inconscio, quando io scrivo un film, ho già in mente il cast e quindi non si era prefigurata finora la necessità di fare dei casting per attori che non fossero già nel mio radar, ecco. Però questa domanda, così come quella di altri attori che mi hanno fatto questa richiesta, pone appunto la possibilità di aprirsi ad attori nuovi, giovani. La Vertical Green non è assolutamente chiusa a questo. Io rimando al sito della Vertical Green, in cui c'è un form per scriverci delle mail. Potete anche scrivere a me direttamente a vittorio.gazzara@gmail.com. Mi mandate il vostro curriculum con una foto, se avete uno showreel ancora meglio, perché così possiamo vedere che cosa fate, quali sono le vostre capacità, e quando ci sarà un progetto nuovo all'orizzonte che sembra tagliato su di misura su di voi, vi contatteremo sicuramente. Anzi, la ristrutturazione produttiva della Vertical Green porterà ad avere dei progetti più piccoli, con sicuramente anche un ricambio di attori più marcato rispetto al passato. Questa domanda, questa, sì, sono logorroico, va bene, però è importante, ho anche i tempi stringati. Questa domanda mi fa anche estendere l'invito a tutti quegli scrittori e sceneggiatori che nel corso del tempo mi hanno detto: io ho questo racconto, questo romanzo, questa sceneggiatura, e mi piacerebbe farne un film. Anche a loro dico: sì, mandatemi pure i vostri dati, i vostri lavori, se volete che vengano trasposti cinematograficamente. Io leggo tranquillamente tutto. L'unica cosa che dico è: essendo la Vertical Green una realtà cinematografica indipendente, che quando fa tanto spende 200 euro per un film o per una serie o per un corto, l'unica cosa è che i diritti per la trasposizione cinematografica dovranno essere gratuiti, ecco, in un'ottica di mutua collaborazione tra artisti, ecco. Ed è il turno di Lolita 560, che ci scrive: sono interessata ai percorsi del garage multicromatico, ma non sono sicura di quale fa al caso mio. Quali mi consigli? Allora, ovviamente la mail è molto più lunga, entra più nei dettagli. Il garage multicromatico è un'aggiunta nuova all'interno dell'ecosistema della Vertical Green. Io ci lavoro da più di un anno, ma per chi segue la Vertical Green è una novità, quindi ci sta tutta una domanda di questo tipo. La cosa che posso suggerire in prima battuta è, appunto, se ancora non l'hai fatto, se ancora non l'avete fatto, di andare sul sito internet della Vertical Green Productions, alla sezione garage multicromatico, in cui ci sono tutte le informazioni del caso.
Se ancora non vi basta, se ancora avete delle domande, eccetera, è comunque previsto per qualsiasi percorso, per qualsiasi consulto individuale, un primo incontro conoscitivo gratuito e senza impegno, sia di persona che online tramite Skype, concordabile scrivendomi all'indirizzo già citato prima, vittorio.gazzara@gmail.com. Se la cosa non è così urgente, è in progetto comunque nelle prossime settimane la messa online di alcuni video di approfondimento specifici sul garage multicromatico, per spiegarvi che cos'è il garage, di cosa si occupa, quali sono i vari percorsi. Quindi ci sarà una serie di video esplicativi più avanti. E siamo al turno di King Bong, che l'ha inventato lui, questo nickname, King Bong, ed è appunto una domanda che in qualche modo riguarda anche te, Mordred. Ci scrive King Bong: ci sono speranze di vedere un seguito di Bunker? E questa è una domanda che ci fanno continuamente, in qualsiasi situazione, contesto, eccetera. L'ultima volta, per dire, è stata ieri sera, e no, assolutamente no, categorico. Ho rilasciato una video intervista di più di un'ora a chiusura di Bunker, quando nel 2015, in cui spiegavo il perché. Mi rendo conto che è un video abbastanza lungo, quindi non tutti avranno voglia di andare a recuperarselo. Rispondo qui brevemente: no, perché Bunker è stato scritto più come la rappresentazione di una metafora, più che una storia vera e propria. Quindi il seguito di una metafora lo troverei un po' assurdo. È comunque vero che nella mia testa bacata, e megalomane anche, diciamolo, megalomane, c'è l'intenzione di riunire in una sorta di Uber storia tutti i cortometraggi, i lungometraggi e le serie che ho realizzato e che realizzerò nel corso del tempo, in modo tale che ognuno di questi progetti abbia dei rimandi, delle attinenze con uno stesso universo narrativo o con un insieme di universi narrativi. Quindi un seguito diretto di Bunker no, ma nei prossimi progetti è molto probabile, anzi è proprio la mia intenzione, quella di inserire dei rimandi, delle attinenze, dei sentori di quell'universo narrativo, dell'universo narrativo di Bunker. Quindi assolutamente no, con spiragli di accenni a quella storia. Ed è il turno di Boomerang 666, che dice: ho realizzato un cortometraggio, puoi darmi qualche consiglio su quali festival scegliere per promuoverlo? Allora, qui la questione è abbastanza ampia, il panorama dei festival cinematografici è immenso, ormai nel corso degli anni ne sono nati a centinaia, a migliaia, e continuano a venirne fuori sempre di nuovi. Quindi orientarsi all'interno di questo ambito può, mi rendo conto, può essere molto difficile, disorientante. Il consiglio che mi sento di darti è quello di iscriverti al sito Film Freeway, c'è comunque il link in descrizione, che è un sito aggregatore di festival cinematografici nel quale si trova, penso, qualunque festival cinematografico internazionale, e funziona un po' alla LinkedIn, nel senso che puoi creare il tuo profilo da filmmaker compilando tutti i campi specifici con la tua biografia, foto, e inserire anche tutti i tuoi progetti con dei link a YouTube, a Vimeo, Forti Produzione, piuttosto che sinossi, piuttosto che premi conseguiti. E la cosa interessante è che inserendo i propri progetti possono poi questi progetti essere direttamente iscritti ai concorsi che si trovano all'interno del sito con un semplice click. Ora, ci sono due note che devo fare su questa cosa. La prima è che è un sito completamente in inglese, e se non hai dimestichezza
con l'inglese o proprio non lo sai, questo è il momento giusto per imparare questa lingua, perché è un lavoro duro imparare una lingua nuova, mi rendo conto, però è anche vero che se vuoi fare un po' di strada in questo ambiente, la lingua inglese è fondamentale. Se rimani nell'ambito italiano e basta, limiti te stesso, ecco, mentre invece il bacino di utenza a livello mondiale è sterminato, quindi puoi fare molta più strada. Un'altra notazione invece è che, essendo probabilmente, io presumo che tu sia una produzione indipendente come la Tactical Green, quindi i soldi sono sempre quelli che sono, ti vorrai dirigere molto su dei festival la cui iscrizione è gratuita. Allora, essendoci un parco festival enorme su Green Freeway, trovare dei festival la cui iscrizione è gratuita è molto facile, ce ne sono tantissimi e ti consiglio di mandarlo a qualunque festival abbia delle specifiche nelle quali il tuo film, il tuo lavoro rientra. C'è da dire però che i festival più prestigiosi, quelli che possono anche preludere all'ingresso in festival di respiro ancora più grande, come non lo so, l'Academy Award piuttosto che il Festival di Berlino, eccetera, sono invece a pagamento, quindi prevedi all'interno del tuo budget una somma da destinare proprio all'iscrizione a dei festival ovviamente mirati. I costi sono variabili in base anche alla data di iscrizione. Diciamo che nella mia esperienza il festival più caro che ho trovato era sui $60 di iscrizione, però si parla di un festival gigantesco con una risonanza mediatica enorme. Per iniziare ci sono carrettate e carrettate di festival gratuiti ai quali sicuramente puoi iscriverti. E concludiamo con l'ultima domanda di questa puntata. Ce la fa Red Atom, che ci dice: ho bisogno di una colonna sonora per un progetto, ma in giro non trovo nulla di valido che non sia protetto da diritti d'autore. Come ti regoli in questi casi? Il discorso dei diritti d'autore purtroppo è una piaga, lo dico senza mezzi termini. Io per realizzare L'uomo dal fiore in bocca ho dovuto aspettare 2 anni per poterlo rilasciare, perché i diritti d'autore di Pirandello non scadevano prima dei 2 anni dopo la fine delle riprese. Ben oltre 70 anni dalla morte dell'autore, lo trovo francamente assurdo, però non voglio fare polemica. Per quanto riguarda i diritti musicali, è un problema che però puoi risolvere in 2 modi. Il primo è andare banalmente nella raccolta audio di YouTube. C'è una libreria enorme di musiche che YouTube mette a disposizione gratuitamente per i video. In descrizione metto il link. Devi essere registrato a YouTube per poter accedere a quella pagina, però ecco, questa raccolta ha il pregio di avere un sistema di catalogazione abbastanza intuitivo, sia per durata della traccia che per genere che per mood che per strumentazione, eccetera. C'è anche un form di ricerca testuale e si dividono le tracce sia in brani musicali che in effetti sonori, e oltretutto c'è una differenziazione tra brani che richiedono l'attribuzione e brani che invece non la richiedono. L'attribuzione è di fatto semplicemente l'inserire il testo che ti viene specificato nella descrizione della traccia che hai scelto, che dà attribuzione della paternità dell'opera che stai utilizzando. Quindi, comunque sia, questa raccolta audio di YouTube è il primo aiuto che ti può venire in questo senso. Il secondo suggerimento che voglio darti è visitare il sito Bandcamp, che è un sito in cui artisti musicali di qualunque genere, di qualunque luogo e di qualunque anche levatura musicale pubblicano i loro lavori sia con licenze Creative Commons che a pagamento. E anche qui è un sito sterminato, ci sono tantissimi artisti che pubblicano su Bandcamp. Io per realizzare Bunker ho preso contatti con 25 artisti internazionali proprio su Bandcamp,
La cosa interessante è che è vero, moltissimi su Bandcamp pubblicano a pagamento, è altresì vero però che in questo modo puoi contattare gli artisti direttamente, spiegargli un po' la questione, come ho fatto io, e a dispetto del fatto che queste tracce vengono, queste musiche vengono vendute, la maggior parte non sono artisti famosi, affermati, eccetera, quindi una collaborazione cinematografica può andare loro a genio e possono concederti i diritti musicali gratuiti per un anno, che è una cosa niente male. Quindi Bandcamp è un altro sito da tenere assolutamente d'occhio. Bene, per oggi noi abbiamo finito. Tu non hai fatto tantissimo, ho parlato sempre io. In realtà Mordred non parla davvero, parla nella testa di chi è vicino, quindi in definitiva state guardando la rubrica di un matto che parla con un orso di peluche, che potete anche vederlo in questo modo. Io spero che questa rubrica vi sia piaciuta e che continuiate a fare domande per tenerla in vita. Insomma, se amate Mordred e volete rivederlo ancora in video, fate domande, anche le più stupide, anche le più sciocche, noi cerchiamo di rispondere per come possiamo. Questa rubrica è aperiodica, non sappiamo quando uscirà il prossimo episodio, uscirà quando ci saranno abbastanza domande alle quali rispondere. Quindi io spero che vi sia piaciuta, che vi siete divertiti, e vi do l'appuntamento alla prossima volta, che appunto non so quando è, ma ci rivedremo sicuramente. Un saluto da me e da Mordred, e alla prossima. Ciao!